Neo Caffè vi dà il benvenuto sul set di Dead Blood, film di Pietro D'Amaro, un film in cui zombie e vampiri si spartiranno il genere umano. Siamo qui davanti alla sala trucco. Prego, possiamo accomodarci. È una sigaretta. Ce li ha fatti Silvia Rodorigo, una stilista emergente. Vi faccio vedere, questo è uno dei bastoni dei vampiri guardiani. Questo ce l'ha fatto sempre un nostro amico, tagliato a mano, tutti i folli che hanno abbracciato questo progetto. E ora possiamo procedere verso la principessa. Questa è il zombie ed ecco qui Santo, il nostro altro truccatore, che si sta occupando delle belle mentre noi facciamo i mostri, e lei è una delle belle, cioè la principessa dei vampiri. Abbiamo deciso di rifarci tendenzialmente, diciamo, con il trucco beauty a uno stile anni 20 per uscire da questo post gotico fine ottocentesco, insomma, quindi anche gli abiti, anche se hanno un taglio un po' cyber, un po' moderno, sono comunque stati ristrutturati su questo principio, diciamo, gli abiti sempre delle vampire. Per quanto riguarda i vampiri che vedremo nel tunnel, che sono di una famiglia, i telepati, quelli esterni invece sono la famiglia dei guardiani, sono una sorta di giannizzeri, quindi sono vestiti differentemente anche a livello di trucco, tipo cacciato sotto l'occhio. Quindi più o meno questo è tutto per quanto riguarda... C'è un bimbo che sta... Ah, questo sì, qui c'è un bimbo a capo di sotto che è stato mangiato ieri, purtroppo ha smesso di funzionare, si muoveva. Quasi quanto quelli che abbiamo fatto noi quest'anno. Eh sì, scusa, non un da qualche parte, il nostro esatto, il nostro ingegnere ci ha fatto l'animatronica, però ci è morto prima del tempo. Questa è la povera scenografia che sta facendo le cose per le luci. Questo è il nostro tavolo degli scarichi. Ah, questa anche per i dopo. Questa è una decorazione per la nostra altra vampira. Sempre appunto con questi motivi per riprendere gli abiti. Volete vedere le unghie degli zombie invece che apriranno domani? Oh mamma! La pancia dell'umano. Il peggio delle questa. La cosa bella è che sono fatte con la tecnica della ricostruzione gel. Quindi perché uno fa un corso di ricostruzione unghie se non per fare gli zombie? Cioè io non ho intenzione di certo di fare il beauty. Accidenti. Ok.
Eccoci. Lei riprese il bambino morto? Sì, sì, ripreso. Perciò, eccoci qui. Scusa, ci dicevi, Studio 51 invece che cos'è? Allora, Studio Laboratorio 51 è un nuovo laboratorio di effetti speciali che esiste da circa 2 anni e mezzo. Io ho studiato lì con Tiziano e mi ha tenuto, quindi adesso facciamo parte, insomma, di questo progetto. Ci occupiamo fondamentalmente di dal trucco beauty fino agli effetti speciali, che comunque è il nostro main, capelli piuttosto che realizzazione di oggetti di scena, props, dai denti fino, insomma, ai calchi, lattice, silicone, utilizziamo qualsiasi materiale, ci sperimentiamo e questo tendenzialmente. Ok, ma siete all'interno della crew del progetto di Blood o siete esterni? Sì, sì, siamo anche parte dei finanziatori, cioè il laboratorio ha sponsorizzato con tutto quanto quello che riguarda il make-up e gli effetti speciali, quindi tutto è stato prodotto comunque da noi, la realizzazione, insomma, sono più di 3 mesi che stiamo lavorando sulle maschere e sul design sia dei mostri che per quanto riguarda l'intero progetto. Io sono comunque anche l'art director, quindi ho tenuto le fila del tutto, quindi sia come produttore da parte mia, insomma, privata, che ho messo i soldi, l'ho anche finanziato, diciamo, con il laboratorio che abbiamo prodotto tutti questi materiali, oltre che tutto quello che riguarda il trucco, insomma, è stato noi, i ragazzi li abbiamo soldati noi, che gentilmente appunto sono venuti qui a lavorare per noi in questo progetto. Scontata, ma insomma. Beh, se avete visto, ormai siete stati qui sotto alle 100 celle del Forte Prenestino, appunto la domanda potrebbe sembrare un po' scontata, l'ambientazione è assolutamente strepitosa, perfetta per il genere del lavoro, suggestiva. E quando abbiamo saputo che avremmo avuto la possibilità di girare qui sotto, abbiamo letteralmente modificato la sceneggiatura in maniera tale che entrasse bene in questi luoghi, che ci stanno facendo praticamente una buona parte di tutto quanto il lavoro. I ragazzi di Porto sono stati molto disponibili e il collettivo ci ha dato l'autorizzazione a utilizzare ogni spazio di cui avevamo bisogno, e quindi ci ritroviamo estremamente fortunati a sfruttare questi posti che generalmente non sono accessibili al pubblico, tra l'altro questi sotterranei sono quasi sempre chiusi. L'ambientazione generale di tutto quanto il progetto vuole scartarsi, diciamo, un po' dai classici stereotipi di genere, quindi abbiamo deciso di non creare comunque un'ambientazione eccessivamente gotica né eccessivamente diciamo punk o comunque futuristica, come alcuni dei film sui vampiri di qualche anno fa hanno accennato. Stiamo cercando di dare un taglio a tutto quanto il progetto il più innovativo possibile, quindi grazie alla presenza di diverse figure professionali, stilisti, scenografi, costumisti ed effetti speciali e trucco, abbiamo ideato collettivamente, comunque un progetto, vorrei ribadire, molto basato sull'idea di collettivo, abbiamo creato un immaginario nuovo per i nostri vampiri, in cui inserire gli zombie, anche lì
mantenendoci certo su alcuni grandi classici esempi, quanto può essere un Romero o altri, ma cercare di mettere il nostro, la nostra personalità anche nella loro figura, diciamo. Diciamo allora che questo progetto è anche un modo per riscoprire, insomma, questo luogo così particolare. E con la risposta mi anticipavo anche parte della domanda successiva, è Dead Blood. Che cos'è questo progetto? So che è un progetto indipendente, parlaci un po' di questo. Sì, riscopriamo insieme le potenzialità che ci sono molte volte nascoste, come dicevi, nel territorio. Discorso che poi porteremo avanti anche nel progetto, quando avrà un seguito. Il progetto in sé, Dead Blood, è un progetto a lungo termine. Stiamo partendo con questi 10 minuti che possono appunto essere visionati tranquillamente come cortometraggio indipendente. E, il nostro scopo finale è quello di creare un film, un lungometraggio appunto basato su questi miei 10 minuti, su una sceneggiatura che stiamo scrivendo io e gli altri sceneggiatori che hanno già appunto lavorato su questo corto. È un horror fantasy, direi, comunque che ricalca un pochino lo stile americano degli ultimi, sì, del 2000 in poi, quindi abbastanza action, l'horror, le parti diciamo più specificamente horror, dosate in maniera intelligente, senza soffermarsi troppo per esempio su aspetti horrorifici pesanti, niente splatter, insomma, per dire poche parole, quel che basta per fare la scena, ecco. È un misto, volontariamente misto, tra due figure, soprattutto ecco, la forza, diciamo, l'innovazione è aver messo insieme due mostri classici del genere che non sono quasi praticamente mai stati associati, ovvero i zombie e i vampiri. Siamo consapevoli che sono entrambi protagonisti di due filoni molto diversi di film, cioè proprio il filone, sappiamo, zombie, c'è il filone vampirico. Metterli insieme è stata una sfida dal punto di vista della scrittura, della storia, ma crediamo di aver appunto ideato un modo nuovo e accattivante per riuscire a giustificare la presenza di queste due figure. Diciamo, se vogliamo dargli anche una piccola interpretazione, perché no, sociale, visto che l'horror, soprattutto nel filone zombie, ha sempre avuto. Sono le due facce oscure dell'umanità, molto diverse da loro. Abbiamo gli zombie che era il volto senza cervello, appunto, è la brutalità, è la massa che va avanti distruggendo senza pensare, da una parte, e dall'altra abbiamo invece la crudeltà organizzata, il crudele piacere della crudeltà, se vogliamo dire un po' aristocratica, che sarebbe appunto il vampiro. Nel nostro film questi due aspetti oscuri dell'umanità si confrontano, si combattono proprio per l'uomo, cioè essendo comunque l'uomo, l'essere umano, l'umano, il cibo di entrambi questi mostri, si devono combattere per riuscire ad averlo solo per loro, quindi praticamente l'animo umano che è combattuto da queste due forze oscure. Perché un corto e non un lungometraggio? Detto proprio sinceramente così, perché è quello che ci possiamo permettere al momento, nel senso che, come dicevamo prima, è completamente un progetto autoprodotto, siamo in 6 produttori, abbiamo messo una parte, ognuno una quota, diciamo, e che è stata utilizzata per affittare le attrezzature di alto livello, dal punto di vista di macchina, steadicam, luci, quindi da questo punto di vista qua, e ovviamente garantire quantomeno a tutti quanti i nostri collaboratori il classico cestino da set.
Per il resto tutti quanti gli altri stiamo collaborando tutti quanti a titolo gratuito per far capire quanto sia difficile comunque trovare fondi e quanti comunque possono essere anche per un progetto di 10 minuti. La nostra volontà comunque è quella di portare questo progetto fino al lungometraggio, nel senso che questi 10 minuti saranno una specie di teaser, trailer quasi, un teaser generico. È qualcosa che appunto fa venire la farina in bocca perché non potesse magari saperlo già, e l'effetto di questi primi 10 minuti saranno esattamente quelli, ovvero creare un'aspettativa verso un progetto di ampissimo respiro, verso un progetto appunto di lungometraggio che intendiamo presentare una volta finiti questi 10 minuti. Presenteremo la sceneggiatura completa e la nostra speranza è che varie produzioni interessate, una volta visto il livello a cui possiamo arrivare con pochi mezzi, autoproducendoci, eccetera, ci possano affidare un budget più sostanzioso e ci permettano di fare questo lungometraggio. La storia che poi si evolverà, diciamo, da questi primi 10 minuti, la consideriamo assolutamente innovativa, affascinante. Ci sono degli elementi, soprattutto per quanto riguarda l'origine dei vampiri, che sono assolutamente appunto innovativi, e crediamo che girando questi 10 minuti in inglese, preparando già tutta una diciamo una campagna pubblicitaria, ecco, che accompagni l'uscita di questi 10 minuti, si possa avere una seria possibilità di essere prodotti a livello appunto di lungometraggio e a livelli soprattutto alti di lungometraggio. Quello a cui puntiamo noi è quello che vorremmo dire noi anche questi 10 minuti, è l'horror di un certo tipo, quindi l'horror fantasy action non è una cosa che sanno fare solo gli americani. Non è una cosa che appunto è rinchiusa soltanto in quel mondo produttivo là, è un prodotto che possiamo offrire anche noi, anche in Italia, che comunque ha una storia cinematografica molto più importante da alcuni punti di vista anche di quella americana, e quindi appunto vogliamo proporre la nostra professionalità, la nostra volontà e le nostre idee al pubblico più grande che possiamo raggiungere, e siamo fiduciosi che il progetto comunque ha buone possibilità di andare in porto. Nero Caffè, voglio ricordare, è consapevole delle qualità del cinema indipendente italiano, e proprio per questo cerca, fa di tutto per promuovere anche il cinema indipendente in Italia, per una rinascita dell'horror che negli anni passati ha dettato legge, se vogliamo, nel resto del mondo. Assolutamente. Siamo contenti e anzi onorati di avervi qui sul nostro set, per questa giornata campale. Oggi abbiamo tutti i combattimenti degli zombie e dei vampiri, quindi ci stiamo preparando una giornata veramente, veramente tosta.